L'Atalanta batte il Genoa in una partita che poteva davvero suonare come una beffa clamorosa. Premessa, chiedo scusa per l'audio, purtroppo ho perso per l'ennesima volta il microfono, ne ho già preso un altro, deve arrivare, quindi oggi va così, cercherò anche di essere più sintetico e più diretto proprio per facilitare l'ascolto. Faccio le mie considerazioni, poi nei commenti possiamo parlarne, approfondire, aumentare tutto quello che vogliamo come sempre. La prima. Il caldo e le esperienze con le nazionali, le partite con le nazionali hanno inciso tantissimo perché Genoa-Atalanta doveva essere una partita dinamica, brillante, veloce, rapida. In verità non è stato questo gran partitone, purtroppo per il caldo e per la fatica già accumulata sulle gambe dei giocatori. Detto ciò, benissimo averla portata a casa, non aver mai mollato e aver tenuto lontano il pensiero di Zagabria, che era secondo me la minaccia peggiore, cioè l'idea di poter di scendere in campo pensando già a mercoledì. Siamo stati bravi, siamo stati cinici, abbiamo approfittato di tutto quello che si poteva, quindi ottimo, ottimo lavoro. Seconda considerazione, mi spendo su alcuni giocatori perché a me piace farlo e perché credo se lo meritino. Il primo è Gimsiti, io sarò ripetitivo, però un difensore che anche ieri ha fatto una partita bellissima, nonostante fino a 10 ore, 12 ore prima la maggior parte dei giornali lo sbattesse in panchina. Se voi andate a prendere, non c'è mai un giornale a 3 settimane a questa parte che si convince che Gimsidi può giocare titolare nell'Atalanta. Mai una volta. E una volta dicono che gioca Kerr, si dice Kerr, eh? Andate a prendere l'audio prima di dirmi, ah non si dice, vabbè. Prima mi dicono si gioca Kerr quando questo è arrivato, ha fatto mezza giornata d'allenamento piuttosto che Gin City. È l'ennesima prestazione forte di questo ragazzo e dobbiamo valorizzarlo e dobbiamo riconoscerlo. Certo, non è Cannavaro pallone d'oro, siamo d'accordo, ma guardate che difensori così, certe piazze li fanno strapagonare e gli fanno anche una certa pubblicità. Mentre qua si tende sempre a ridurlo, quindi io mi spendo per l'ennesima volta a fargli un grande applauso. Come voglio farlo sempre per l'ennesima volta a Gosens, che anche ieri ha fatto un partitone incredibile. Al di là della capacità polmonare, della capacità di corsa, perché è infinito, sta imparando a fare dei movimenti di inserimento, di taglio, che sono pazzeschi. Cioè, anche qua, stesso discorso di Gym City, esistono quinti di centrocampo che valgono 40 milioni, che fanno meno di quello che fa Gosens. E forse dobbiamo anche rendercene conto. Perché abbiamo qua dei giocatori che per una serie di motivazioni, vuoi anche per l'ambiente, perché l'Atalanta non, a molti non è che sta simpatica, vengono sminuiti, ma sono dei giocatori incredibili. Cioè, numeri alla mano, fanno roba che fa. Fanno roba più di gente che magari è valutata 30-40 milioni. Quindi dobbiamo essere consci della capacità che abbiamo e che ha avuto il mister di trasformare giocatori mediamente buoni, mediamente interessanti in ottimi giocatori. Non dico top player perché di top player in questa squadra ce n'è solo uno, però in giocatori assolutamente di fascia alta. Cioè, se voi pensate che questo giocatore me lo voleva, cioè i giornali lo volevano piazzare allo Schalke, che è arrivato 14° in Bundesliga, poi ditemi voi come si fa. Dobbiamo imparare a apprezzarli, non tanto noi tifosi, ma quanto chi commenta, soprattutto i giornali, perché spesso e volentieri passiamo oltre e ci soffermiamo sui nomi mediaticamente più importanti, quando il lavoro importante lo fanno invece gli altri. L'ultimo commento devo necessariamente dedicarlo all'attacco. Io ho già detto tante volte che abbiamo un super attacco, che abbiamo una capacità di fuoco, mille soluzioni possibili, ma ieri è stata l'ennesima dimostrazione che questa squadra, anche contro le grandi, attenzione, può andarsela a giocare, perché il gol di ieri, il gol di Zapata di ieri, al di là dello spettacolo, della bellezza, cioè lo fai al Genoa come lo fai al Barcellona. Cioè quel bolide lì se parte, non lo prende nessuno. E quando tu hai dei giocatori che hanno questi colpi, che
Sono colpi a prescindere dalla partita, dal ritmo, dal gioco, cioè sono iniziative personali di questa portata, che allora per me sei un top player, anche contro squadre molto più blasonate, puoi andartela a giocare, puoi perdere come no, ma hai delle carte da spendere per farne male, cosa che secondo me è una cosa incredibile, cioè ha fatto da solo, ha fatto un Eurogol. Se riusciamo a tirar fuori anche Muriel, a valorizzarlo al meglio, abbiamo davanti un attacco che è pazzesco. Cioè io il gol di ieri al 95esimo di uno che si gira e tira giù le mani al portiere in quel modo lì, t'inchini. Cioè dici, va bene, fatemi venire in Manchester City e vediamo cosa succede. Possiamo prenderne 4 come possiamo vincere 2-0, perché quei tiri lì non li para neanche il portiere del Manchester City. Io la esagero, però è per farvi capire che nonostante tanti dicano l'Atalanta, la Cenerentola, la sorpresa, le carte da spendere ci sono. Il coraggio c'è, la determinazione non manca e mi pare che tutti siano al massimo della concentrazione. Quindi possiamo toglierci delle gran belle soddisfazioni ed è quello che mi auguro. Penso di aver detto tutto, scusatemi ancora per l'audio, fatemi sapere che cosa ne pensate, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e ovviamente come sempre ci troviamo su talentini.com. Ciao!